Rendere i porti della Sicilia orientale più green grazie ad una serie di azioni strategiche come la decarbonizzazione delle aree interessate e l'uso di tecnologie sostenibili specifiche per il settore marittimo. L'avanguardia arriva dalla Norvegia che, su iniziativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale, è in stretta collaborazione con l'ambasciata norvegese a Roma e ha fatto incontrare ad Augusta gli imprenditori nord-europei. Il progetto e la giornata rappresenta una grande opportunità per gli imprenditori siciliani al fine di creare e realizzare opere di vario genere. Eh sì, perché dato che ormai siamo veramente tutti immersi in questa nuova realtà che è quella dell'eolico offshore e che riguarderà in modo particolare la Sicilia nei prossimi anni con l'implementazione innanzitutto di circa 2,2 gigawatt di energia green, a questo punto abbiamo l'interesse di moltissime aziende nazionali ed estere che intravedono in questa prospettiva l'occasione di impiantarsi qui e di realizzare delle cose molto importanti sul piano dell'economia. E ovviamente hanno bisogno di spazi. Gli spazi noi li abbiamo, anche se li andiamo occupando via via anche per altre cose, ma siamo pronti a investire anche noi, a ragionare, perché riteniamo che questa sia veramente una grossa prospettiva per questo territorio. E quando parlo di questo territorio intendo il territorio esteso dei porti di cui mi occupo, di cui ci occupiamo come autorità di sistema portuale e marittimo orientale, cioè Augusta, ma anche Catania, naturalmente anche Pozzallo. Chiaramente in modo specifico queste attività si prestano meglio negli spazi più ampi che hanno anche rade, diciamo così, di specchi acque utilizzabili per mettere in rada queste attrezzature che sono molto grandi e quindi direi che nello specifico ci occupiamo principalmente di Augusta in questo specifico caso.